Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Filmaniaci TV! Oggi andremo a recensire per la linea Stone Collectible l'enorme Zangief direttamente da Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger. Andiamo subito a vedere la scatola, qui di fronte abbiamo la foto del nostro Zangief nella selezione personaggio del gioco. Ai lati abbiamo il nostro Zangief che mostra i muscoli e nel retro abbiamo tutte le pose che possiamo dare al nostro Zangief. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro fantastico Zangief fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori. Partiamo come sempre dallo scenario che Stone Collectible ci mette in ogni scatola. Guardate che spettacolo. E come sempre vi faccio la domandina che dovete rispondere nei commenti: chi si ricorda come si chiama lo stage del nostro Zangief? Scrivetelo qui nei commenti. Poi abbiamo le istruzioni che ci fanno vedere come montare i vari accessori e gli effect del nostro Zangief. Poi abbiamo i due effect della mossa speciale del nostro Zangief, guardate che meraviglia, che spettacolo, e sono stati fatti entrambi in gomma dura. Poi abbiamo 5 paia di mani intercambiabili, abbiamo un paio a palmo aperto, guardate come sempre i dettagli delle mani di Storm sono eccezionali, abbiamo un paio che indica, bellissimi anche questi qui, un paio con le mani semi aperte, con le due dita chiuse qui dietro, e a differenza dall'altro paio che sono molto simili, invece queste qui hanno tutte le dita semi aperte, invece queste qui hanno le dita qui sotto, vedete, leggermente più piegate di queste qua. E per finire abbiamo le green hand, quella della sua super mossa, guardate che spettacolo, fatte in gomma trasparente morbida, sono eccezionali, guardate i dettagli assurde. Poi abbiamo tre teste intercambiabili, una a bocca aperta, guardate come sempre i dettagli assurda, ne abbiamo un'altra a denti stretti, guardate che meraviglia, e per finire abbiamo la chicca, la testa tutta piena di sangue del nostro Zangief, che se vi ricordate quando perdavate l'incontro su Ultra Street Fighter veniva fuori l'immagine del nostro Zangief con tutta la testa rotta, veramente assurda. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro Zangief, veramente è fenomenale, come sempre muscoli in gomma morbida qui davanti e anche qui dietro, spettacolo, guardate anche qui i dettagli dei muscoli e delle cicatrici, veramente assurdo, il polsino si può rimuovere rimuovendo la mano ma non ha senso farlo, guardate anche qui il pelo è eccezionale, le gambe sono grossissime, i dettagli delle mutande possiamo dire sono assurdi, come sempre gomma morbida dappertutto, gli stivali sono assurdi, hanno il pelo che esce fuori appena appena, è una cosa meravigliosa. Passiamo alle articolazioni del nostro Zangief, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare, doppia articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti e può andare indietro magnificamente, come sempre butterfly joint qui alla spalla, le gambe si aprono fino a qui ed è una cosa assurda per una figure così grossa, possono andare avanti e possono andare indietro benissimo, rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, piegamento qui alla punta, rotazione qui al busto, rotazione anche qui sopra, può piegarsi in avanti molto molto bene anche se si crea questo gap qui dietro, può guardare indietro molto molto bene però si crea sempre il gap qui davanti, però piegarlo in questo modo qui non ha senso, però io vi faccio sempre vedere le articolazioni fino al limite, la testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù molto molto bene e in su ancora meglio. Passiamo all'altezza del nostro Zangief che misura poco più di 21 cm. Sempre per la linea Stone Collectible lo andiamo a paragonare a Scorpion e Reptile. Se vi siete persi il loro video recensione ve li lascio entrambi qui in alto a destra. Poi lo andiamo a paragonare direttamente da Tekken 7 al mitico Jin Kazama Stone Collectible e al fantastico Akuma sempre Stone Collectible. E se vi siete persi entrambe le loro recensioni, ve le lascio sempre qui in alto a destra. Poi lo andiamo a paragonare al gigantesco Sagat e al possente Honda. Poi lo andiamo a paragonare ai protagonisti di Street Fighter, ovvero il Capitano Guile, Ryu e Ken. Che se vi siete persi tutte le loro recensioni di tutte le figure di Street Fighter, vi lascio la playlist qui in alto a destra. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyan Rise on Earth
E Sage Figure. Passiamo ai voti del nostro Zangief. Io come sempre non riesco a trovare difetti a queste Figure Storm, quindi gli do un 10 e lode. Dettagli assurdi, le ferite sono fenomenali, il pelo che esce anche dalle scarpe è qualcosa di assurdo. Articolazioni da paura anche se è una figure grossa. Per fare questa posa qui, che è la sua posa che mostra i muscoli, si crea questo gap qui dietro. Però non è un problema perché essendo dietro non si vede, quindi potete fare anche queste pose assurde senza avere nessun problema. Quindi se siete degli appassionati di Street Fighter, questa figura è super super consigliatissima. E con il nostro mitico squadrone di Street Fighter concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre vi lascio qui sotto in descrizione il link di Daniele Multidavi che mi ha gentilmente dato questa action figure. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Filmania CTV è tutto, vi lasciamo il video delle pose. Ciao ragazzi!